La plancia era immersa nel liquore violaceo delle spie e gli occhi del capitano Rodden erano persi oltre gli enormi pannelli di cristallo zarcadlano, dove una miriade di stelle, come una spruzzata di latte in sospensione, si avvolgevano intorno ad un polveroso braccio rosa della nebulosa di Core. In quella stessa direzione, ma a distanza incalcolabile, perso fra quei miliardi di soli, c'era pure quello che forniva luce e calore alla Terra. Robben, gli occhi a mezz'asta, i piedi nudi posati scompostamente sul bordo del pannello di controllo, si portò l'inalatore alle labbra, spruzzandosi in gola un po' del liquido blu fluorescente che conteneva. L'effetto rilassante del Pleiadin gli sciolse il nervosismo e allargò i polmoni asmatici, ma non ebbe effetto sulla delusione. Le stive della Daphne erano giunte al mercato intergalattico di Cetus 12 ben cariche e quando erano ripartiti si erano alleggerite di un quarto soltanto. Gli affari andavano male da un po' di tempo a quella parte. Gli unici mercati che funzionavano ancora alla grande erano quello delle armi, dei liquori e della pornografia, e non in quest'ordine. Si sentiva a pezzi, un viaggio praticamente a vuoto, energie e carburante sprecati. Avrebbe dovuto fare i salti mortali e smerciare un po' di roba di contrabbando nel quadrante Core, ma anche quel mercato era inflazionato, oltre che rischioso. Tuttavia, non vedeva altra scelta. I suoi debiti si erano fatti preoccupanti e i creditori iniziavano a diventare sempre più insistenti e impazienti di riavere i loro soldi, più gli interessi. Stava iniziando a pensare a come poter simulare la distruzione della Daphne per poter riscuoterne l'assicurazione, quando una spia rossa cominciò a palpitare sul quadrante, abbagliandolo ad intermittenza. Rodden strizzò gli occhi infastidito, brontolando una bestemmia a denti stretti. Goffamente, districò le gambe, posando i piedi nudi solo per alzarli nuovamente, con una seconda imprecazione, quando vennero a contatto con il gelido pavimento della sala comandi. La forte luce rossa che pulsava dal quadrante rendeva più evidenti le rughe del suo volto, affiorate più per lo stress che per l'età. Il capitano, sempre con gli occhi ridotti a fessure, si chinò sui pannelli di controllo. Un barlume di curiosità dissipò un poco il senso di sconfitta e nervosismo che gli si rimestava dentro. A quanto sembrava, i sensori della nave avevano captato un segnale distante 14 Juraid dal punto dove si trovavano attualmente. Una richiesta di soccorso. Quel che davvero sorprese Robben fu che tale SOS era espresso in codice Wooter, un sistema di comunicazione caduto in disuso da moltissimo tempo. La nave che l'aveva mandato doveva essere un vero pezzo da museo e l'equipaggio era stato maledettamente fortunato. Pure la Daphne non era più una pollastra di prima penna ed era stata costruita proprio nel periodo di transizione, quando il codice Wooter stava cedendo il campo a nuovi sistemi. Era quella che in gergo tecnico si chiama nave bilingue, una delle poche ancora in circolazione. Così non fosse stato, i suoi sensori sarebbero stati incapaci di riconoscere il segnale e l'avrebbero ignorato, lasciando nelle grane chiunque l'avesse spedito nel cosmo. Lanciò il programma per visionare la richiesta d'aiuto e tracciarla. Non si trattava di un SOS video, ma di un semplice segnale che indicava la posizione dell'astronave incidentata. Maledicendo la lentezza del programma, il capitano prese a battere spasmodicamente il tasto avvio con l'indice calloso, fin quando il computer non gli comunicò la rotta. A quanto pareva, non si trattava di un mezzo rimasto in panne che galleggiava impotente nel cosmo, ma qualcosa di più grave. Stando ai dati, la nave bisognosa stazionava sulla superficie di un pianeta, probabilmente a causa di un atterraggio d'emergenza. Robben si domandò quanti fossero sopravvissuti. Si augurò che fossero tutti morti e sorrise, prima di allungare la mano verso il tasto dell'interfono. Con un gesto lento e liturgico, Skerrit azionò la candela laser. La fiamma, identica in tutto e per tutto a fuoco vero, salvo per il fatto che non poteva generare incendi o produrre fumo, guizzò sul falso stoppino, illuminando un volto sorridente e gioioso di una bambina dai riccioli dorati, gli occhi vivaci e un sottile spazio fra gli incisivi. Skerrit, l'ufficiale medico della Daphne, si inginocchiò sulla stuoia davanti all'altarino e fece lentamente il segno della croce prima di intrecciare le dita e chinare il capo. Lo sguardo immobile della bambina lo osservava mormorare labili preghiere da dentro il cubo olografico. Skerrit terminò la preghiera, tornando ad alzare la testa. La luce della candela laser palpitò, ma quella parodia di fuoco non lo ingannava né soddisfaceva. Preferiva di gran lunga le candele reali,
ma ormai era diventato quasi impossibile trovarle anche in chiesa. La normativa sulla presenza di fiamme libere, dapprima legittimata solo a bordo delle astronavi e delle abitazioni private, si era estesa ovunque. Poteva capirlo, ma non riusciva ad accettarlo. Il fuoco era stato il primo dono che Dio aveva recato all'uomo, l'input per indurlo a progredire, e adesso quegli stessi uomini nati grazie al potere del fuoco avevano sostituito le fiamme reali con simulacri di fotoni ad alta densità, esattamente come avevano surrogato Dio con idoli tecnologici e sete di denaro. Avevano bandito il fuoco, proprio come avevano fatto con Dio. Fissando il volto di quella ragazzina che non avrebbe mai conosciuto l'età adulta, Skerrit pensò che né la tecnologia né il denaro potevano realmente rimpiazzare l'Onnipotente o cambiarne le leggi. La morte non poteva essere hackerata o corrotta con i soldi. Solo la fede poteva vincere il disfacimento del corpo celebrando l'immortalità dell'anima. Nel cubo olografico, sua figlia era bella e vivace. L'immagine risaliva al suo 8° compleanno, l'ultima festa prima che il vaiolo coreniano rendesse la sua pelle di pesca un deserto di piaghe e che il suo bel sorriso si spegnesse per sempre. Dopo il fatto, sua moglie si era allontanata dalla luce, accusando Dio di aver portato via la loro bambina malgrado tutta la devozione che gli avevano mostrato nel corso degli anni. Skerrit non l'aveva vista in tal modo. Nella sua mente, Dio aveva preso a sé la figlia quando ancora era pura, prima che le bassezze del mondo potessero inquinarla con false luci e falsi dei. La sua fede ne era uscita più solida che mai. Una scarica di energia statica gracchiò dall'altoparlante posto sopra la porta della cabina. Tra sibili e schiocchi, la voce rauca del capitano Robben annunciò: «Raduno in plancia, ragazzi! Raduno in plancia!» Gli era costata la bellezza di 5.000 nebule, ma Ziggy pensava che valesse ogni centesimo mentre manipolava con le mani i 3 seni gonfi dell'Artoriana biolografica, la nuova frontiera del mercato hard intergalattico. Come affermava lo spot pubblicitario, era come una femmina vera, ma non bisognava ricordarsi degli anniversari. Ziggy sentì scariche di piacere attraversargli il corpo magro e coperto di tatuaggi, infuse direttamente nel suo sistema nervoso dai vari stimolatori sensoriali, simili ad elettrodi che si era applicato, in particolar modo laddove aveva desiderio di essere maggiormente sollecitato, come indicavano le istruzioni. Attraverso gli occhiali poteva vedere la magnifica creatura seduta a cavalcioni su di lui, la pelle di un pallido rosa unta di muco traslucido e scintillante, le due vulve che palpitavano nella delicata Y dell'inguine come bocche affamate. Grazie ai sensori che indossava, poteva sentire la consistenza di quel corpo illusorio, percepirne il peso, il calore. Gli auricolari gli trasmettevano nelle orecchie le parole erotiche e i gemiti lussuriosi dell'Artoriana biolografica, mentre 2 speciali nanobot infilati nelle narici gli permettevano di fiutarne l'odore. Una fragranza eccitante, un misto di profumo, sudore e liquido vaginale. L'Artoriana si chinò su di lui, facendogli scorrere le 9 dita pluriarticolate sul petto, sul ventre, accostando il proprio viso delicato a quello fremente di Ziggy. Un attimo dopo, la bocca del biologramma si ingigantì di colpo, snudando 3 o 4 file di zanne che andarono a conficcarsi attorno alla faccia dell'ingegnere tecnico, disintegrando in un istante il suo piacere e facendolo ribollire di panico. Urlando e scalciando, Ziggy precipitò giù dalla brandina, strisciando sul pavimento. L'Artoriana, che si era trasformata in un orribile clown con le fauci di uno squalo, gli restò aggrappata emettendo orride risate perfide prima di spalancare nuovamente le mascelle ed azzannarlo fra le cosce. Il dolore fu inimmaginabile. La mano di Ziggy annaspò sul proprio viso, strappandosi gli occhiali. Tuttavia, i sensori erano ancora al loro posto e benché il suo corpo non stesse subendo danni effettivi, percepiva in ogni caso tremendi dolori di lacerazione. Grugnendo, gattonò a cosce strette verso l'apparecchio biolografico, calandovi sopra il pugno. La macchina si spense e il dolore cessò all'istante, pur lasciandosi dietro uno strascico terribile che indusse Ziggy a rannicchiarsi, le mani premute in mezzo alle gambe, il corpo madido di sudore scosso da gelidi brividi. Una voce proruppe dall'alto, facendolo scattare seduto. Urlò di nuovo. «Raduno in plancia, ragazzi!» gracchiò l'interfono con la voce del capitano Robben. «Raduno in plancia!» «Fanculo!» gemette Ziggy ansimante.
prese a staccarsi di dosso i sensori con crescente frustrazione, man mano che la paura irrancidiva in rabbia. Un programma costato 5.000 nebule e qualcuno gliel'aveva craccato. Lo aveva usato 3 volte, aveva funzionato sempre bene, chi diavolo poteva? Un nome si formò nella sua mente. «Lo ammazzo», mormorò. Si staccò gli ultimi sensori dall'inguine che ancora pulsava di un dolore sordo, una sofferenza fantasma. «Lo ammazzo», ringhiò, più forte alzandosi in piedi. «Lo ammazzo!» Uscì dalla cabina, poi tornò, raccolse i suoi vestiti e uscì di nuovo, indossandoli in corridoio. «Lo ammazzo!» Cobb non udì tutti i «lo ammazzo» che risuonavano nel corridoio, in progressivo avvicinamento. Per la verità, non gliene sarebbe importato, anzi ne avrebbe riso, dato che si stava giusto domandando quando la piccola modifica che aveva apportato al nuovo giocattolo erotico di Ziggy avrebbe dato i suoi frutti. Del resto, la musica hard metal intrappolata nelle pareti piene di poster di donne nude e manifesti risalenti alla seconda guerra planetaria serfoniana soffocò pure l'annuncio del capitano Robben. Non gli sarebbe importato granché pure di quello, se anche l'avesse sentito. Non riconosceva molta autorità nel loro attuale capitano. Un tempo non ti facevano posare il culo su una plancia se prima non te l'eri rotto prestando servizio in accademia militare, ma le cose erano cambiate e come al solito in peggio. Bastava partecipare ad un corso e superare un test per far sì che pure il più coglione della galassia ottenesse il brevetto, e se non lo superava, una mazzetta e via. 131, 132, 133. Steso a pancia in su sopra la panca, la musica a tutto volume che gli rimbombava nelle orecchie, Cobb seguitò la serie sollevando il bilanciere, il cui peso gli gonfiava i muscoli ipertrofici, facendo affiorare reticoli di vene. Non c'erano dischi metallici in fondo all'asta, ma solo 2 addensatori di gravità regolati su una massa complessiva di 140 kg terrestri. 143. 144. Da sotto il growl ruggente, le sferzate della chitarra e l'epilessia della batteria giunsero frenetici e irosi colpi alla porta, uniti alla voce urlante di Ziggy, ma le sue parole venivano assorbite dalla musica. Un ampio sogghigno si formò sul viso sudato e congestionato dell'ex militare, il quale terminò con calma l'esercizio, prima di agganciare il bilanciere al supporto e sedersi sulla panca liberando un poderoso sbuffo d'aria. Con i muscoli induriti dall'allenamento e tremanti per lo sforzo, si concesse qualche altro istante per tirare il fiato. Il mento poggiato sull'ampio petto. Davanti ai suoi occhi dondolava il ciondolo che portava sempre al collo taurino. Sollevò la mano e giocherellò con la lunga zanna color avorio appesa alla semplice catena di perline d'acciaio. L'aveva strappata dalle gengive di un guerrigliero serfoniano durante la sua 3ª settimana nella giungla di Zaigon, mentre era impegnato nell'operazione Magellano. Impugnò la zanna e poi, quasi con tenerezza, se la fece scivolare sul lato sinistro del viso, dove la punta aguzza produsse un lieve sibilo sfiorando il titanio della placca facciale, con la quale gli avevano ricostruito metà del volto, occhio compreso, dopo che gli era stato strappato via da una mina di impulsi. Chiuse le palpebre, sia quelle vere che quelle bioniche, permettendo a quei ricordi di affiorare. Le trincee piene di larve Khafran, che scavavano tunnel nella pelle dei morti e talvolta pure in quella dei vivi. Le notti insonni nei fortini interrati, ad ascoltare il nemico che pattugliava il sottobosco. I decodificatori che captavano e decifravano i messaggi, le mine che maciullavano i suoi compagni, tanti novellini quanti veterani. La prigionia, le torture, i villaggi rasi al suolo, le ragazzine sarfoniane prese per i capelli e portate via, dove nessuno avrebbe visto, a fare cose che non comparivano nei bollettini di guerra o nei resoconti dei cronisti. E a cosa era servito tutto ciò? Che valore era stato dato al loro sacrificio, alle loro ferite, ai loro incubi? Un armistizio, un accordo tra governi planetari, ed ecco che gli stessi generali che avevano architettato e attuato il massacro di centinaia di umani adesso avevano la loro poltrona al Parlamento di Core, serviti e riveriti, trattati come persone, non come le bestie che erano. Strinse la zanna nell'enorme pugno, poi si alzò. Nell'andare alla porta afferrò un asciugamano e si tamponò il torace nudo. Spalancò il pannello. «Stronzo!» gli urlò Ziggy, alzandosi in punta di piedi, ma anche in quel modo non riusciva ad arrivargli che al petto. «Stronzo maledetto!» «Com'è il tuo nuovo gioco, Zig?» «Fanculo, me lo devi rimettere a posto! Sai quanto m'è costato!» «Nei cataloghi il prezzo è 3.000.
5.000! Abbaiò Ziggy fuori di sé, agitandosi e sputacchiando saliva ovunque i vistosi flash tunnel che mandavano bagliori dai lobi dilatati delle sue orecchie a sventola. 5.000, hai capito? E tu? Stronzo, tra l'altro lo sai che odio i clown! Perché continuano a fare i remake di quel film di merda? Sana letteratura della vecchia America, ghignò Cobb, posando la mano enorme sul cuore, in un atteggiamento di patriottismo ipocrita. Dovresti dedicarti a quella, invece che menartelo con ragazze ologramma. Dio ti guarda, non te l'ha detto il nostro ufficiale medico. Fottiti, sbraitò Ziggy. E vieni in plancia, il capitano ci ha chiamati. Digli che arrivo. Schiaffò l'asciugamano unto di sudore in faccia a Ziggy e chiuse la porta, ridacchiando nel sentire gli insulti che si schiantavano contro il battente. Posizione. 1343 climogradi del 123° settore. Sistema Belfagor, quadrante di core. Classificazione, pianeta tellurico. Superficie, 4,6 x 10 alla 14 metri quadrati. Massa, 4,8675 x 10 alla 24 kg. Periodo orbitale, 224 giorni, scala terrestre. Status, ecumenico non colonizzato. Attività commerciali, nessuna. Lo schema di lettere sgorgava dal proiettore e restava sospeso sui pannelli di controllo, riverberando la propria luce verde sui volti dei presenti. Skerrit, che sedeva composto sulla seconda poltrona, era stato il primo a raggiungere la plancia e fissava i dati con garbato interesse. Al solito, indossava una corta tunica di stoffa argentata, filettata di verde, pantaloni dello stesso materiale ma di una tinta più scura. Benché lui e Robben avessero la stessa età, l'ufficiale medico appariva più giovane per via del volto ampio e sbarbato, gli occhi chiari e i capelli ordinati, d'un biondo intenso. Sul petto magro pendeva una semplice croce d'oro. Dietro la poltrona sulla quale sedeva Skerrit, appoggiato coi gomiti sulla sommità dello schienale, Ziggy fissava l'elenco come uno studente poco brillante osserverebbe una lavagna colma di equazioni algebriche. Era un tipo magro, addobbato di un misto di abiti assurdi pieni di lacci, cinghie e fibbie realizzate in tessuti sintetici e spesso con accostamenti di colore raccapriccianti. La pelle olivastra del volto, tutta decorata, o per meglio dire deturpata da innumerevoli piccoli tatuaggi, contrastava con l'esplosione magenta dei suoi capelli, tinti in quel modo per emulare un qualche trasgressivo rapper galattico. «Che significa ecumenico?» biascicò Ziggy, strizzando gli occhi come se quella parola fosse scritta in geroglifici. «Favorevole alla vita», spiegò Robben. «Eppure non è stato colonizzato», fece notare Skerrit in tono pensoso. «Non avranno saputo come spremerlo», si intromise l'ultimo membro del piccolo equipaggio parlando da un angolo della plancia. Cobb stava in piedi, la schiena appoggiata alla parete, le enormi braccia sollevate e le mani coperte da guanti senza dita intrecciate dietro la nuca. Era gigantesco, il più alto dei quattro, il corpo maniacalmente pompato che tendeva la maglietta senza maniche. Tuttavia, a catturare lo sguardo era la piastra metallica che gli sostituiva buona parte del volto barbuto. La testa era calva, fatta eccezione per una folta cresta nera sulla sommità, raccolta in una tozza treccia che gli scendeva sulla nuca, sfiorando le scapole. Le lunghe gambe erano avvolte da braghe militari piene di tasche, e i piedi scomparivano in alti anfibi dalla punta scorticata. «Sei un pianeta inutile», borbottò annoiato Ziggy. «Cosa ci sono andati a fare quegli sfigati impantanati laggiù?» «Forse non sono andati là per loro scelta», ipotizzò il capitano. «Penso abbiano avuto un guasto e che ciò li abbia obbligati ad un planetaggio di fortuna. Dal segnale, suppongo che la nave sulla quale viaggiavano sia molto vecchia. Non mi stupisce che abbia ceduto». «O così, o magari dietro c'è lo zampino dei sarfoniani», brontolò Cobb. «Ecco che attacca», sbuffò Ziggy roteando gli occhi. «Guarda che di quelli non c'è mica da fidarsi. Una volta, questo era il loro territorio». «C'è l'armistizio, Cobb», fece notare Skerrit. «Quelli se ne fregano degli armistizi. Non voglio ficcarmi in una trappola sarfoniana per salvare qualche imbecille». «Tutti quegli steroidi ti hanno...» «Va bene, va bene!» Robben alzò le mani per sedare quello sproloquio di complottismo paranoico. «Statemi a sentire.
Ho ragione di pensare che non ci sia anima viva su quel pianeta. Nessuno, neanche l'equipaggio di quell'astronave. Tutti morti, secondo me. Gli sguardi perplessi di Skerrit, Ziggy e Cobb lo puntarono. Non ti seguo, iniziò l'ufficiale medico. Se pensi siano morti, chi sta attivando il segnale? Nessuno, replicò Ziggy alle sue spalle. Segnale di soccorso automatico in dotazione a tutti i cargo. Invece che rimanere attaccati alle astroradio sperando di essere intercettati, si manda un SOS in loop che funziona da solo e può andare avanti... beh, per sempre. O meglio, finché c'è energia residua. Robben stava annuendo. E sappiamo che le riserve energetiche di una nave da cargo possono durare 90-100 anni prima di aver bisogno di ricarica o sostituzione. Il dubbio si dipanò dal viso largo e serio di Skerrit. Capisco. La richiesta d'aiuto potrebbe essere stata lanciata da decenni. Io non capisco, invece. Cobb si staccò dal muro. I suoi anfibi rumoreggiarono sul pavimento metallico della plancia mentre si spostava di fianco alla poltrona di Robben, chinandosi fino a posare le nocche sui pannelli. Fissò il capitano negli occhi, con aria di sfida. Se c'è ancora qualcuno su quel pianeta, devieremo la rotta, allungheremo il viaggio, sprecheremo carburante e rischieremo la pelle per 4 balordi. Vite? Lo corresse Skerrit indignato. Per delle vite, Cobb. Eri un soldato. Dovresti sapere cosa... No, Skerrit. Lo zittì con calma il capitano alzando una mano. Meglio parlarne. Continua, Cobb. Se invece, come tu stesso credi, non troveremo che qualche mummia in un vecchio rottame, avremmo fatto le stesse cose, ma per niente. Cos'è? Un'altra tua maniera fantasiosa per sprecare soldi? Capitano. Ho analizzato la frequenza del segnale, rispose calmo Robben digitando un codice sullo schermo. I dati che volteggiavano a mezz'aria venivano risucchiati dal cannoncino olografico, sostituiti dalla sagoma diafana e fluttuante di un'astronave dal design molto dotato. Sono riuscito a risalire al modello di astronave in grado di lanciarlo, una Demetra 2215. Porca galassia, stai scherzando! La noia evaporò all'istante dal viso scuro e tatuato di Ziggy, che parve sferzato da corrente elettrica. Una Demetra? Ne sei certo? Al 100%. Ehi, che significa? Borbottò Cobb, lo sguardo perplesso che rimbalzava dal capitano all'ingegnere meccanico. Cosa vuol dire? Quel relitto vale tante nebule quanto pesa! Strepitò Ziggy, gesticolando come se le sole parole non potessero esprimere la sua gioia. Ai condensatori, indamionite, probabilmente pure le celle a combustione isoionica. Roba da non credere! Pezzi così al mercato dei collezionisti si vendono meglio delle stampe erotiche glaburiane! Si lanciò su Robben e prima che il capitano potesse far qualcosa lo baciò sulla guancia. Sei grande, Rob! Si è messo nel diario di bordo, io amo quest'uomo! Va bene, disse il capitano liberandosi dalla stretta dell'esagitato Ziggy con un certo fiero imbarazzo. Mi fa piacere che l'idea ti vada a genio. Abbiamo le stive mezze piene, però, osservò Cobb. Se troviamo quel che dice Zig, come lo carichiamo? Ma che ci frega di quella merda? Sbottò Ziggy al settimo cielo. Scarichiamo tutto sul pianeta e fanculo! Non penso che un... E se ci fossero dei superstiti? Si voltarono tutti verso Skerrit, che fino a quel momento era rimasto in silenzio, totalmente refrattario all'entusiasmo dei compagni. Le probabilità che ci sia qualcuno vivo non sono poi... Non lo puoi sapere, lo interruppe Skerrit. Non siete ancora arrivati? E già vi spartite la loro nave come avvoltoi? No, andiamo! Miagolò scocciato Ziggy. Potresti non iniziare il tuo solito sermone, giuro odio quando fai il disfattista! Sto solo dicendo che esiste la possibilità che ci siano delle persone, Ziggy. Dopotutto, la nave potrebbe essere piovuta sul pianeta 100 anni fa, come anche da poche ore. Solo a me appare strano che, pur essendo lì da tanto tempo, nessuno abbia mai intercettato il segnale. In questo settore, figurati, ridacchiò Cobb. Non ci saremmo passati neanche noi, non fosse che Robben stava cercando qualche contrabbandiere. È zona morta, Sker. Qui i pianeti sono tutti sassi sui quali piove merda acida. Dato che mi sembrate tutti sordi, ripeto la domanda. Se troviamo qualcuno dell'equipaggio, cosa facciamo? Ci penseremo se sarà così. Ti basta? Replicò Robben, iniziando ad innervosirsi.
Skerrit gli piaceva e solitamente con lui andava d'accordo, ma stava decisamente sbagliando momento per una delle sue lezioni morali. Skerrit non replicò. Fece un impercettibile cenno col capo, senza lasciar trapelare alcuna emozione, prima di alzarsi e uscire dalla plancia. Il pianeta era una sfera verde opaco screziata di nubi. Quando la Daphne fu abbastanza vicina, Robben lanciò una sonda rilevatrice che piovve dalla nave come una meteora, perforando l'esosfera. Nella sua caduta, i dati venivano inviati al computer di bordo, che li elaborava e mostrava all'equipaggio impaziente. Il proiettore generò una sequenza di rilevazioni che andarono ad incolonnarsi rapidamente una dietro l'altra, formando percentuali e diagrammi la cui luce verde scivolava sul volto sempre più disteso di Robben. Azoto al 77%, ossigeno al 21%, umidità all'82% e 26 gradi Celsius, lesse, prima di lanciare uno sguardo a Skerrit che sedeva di fianco a lui. Praticamente è come l'atmosfera terrestre, non ti sembra? Pare di sì, rispose l'ufficiale medico, che per tutto il tragitto fino al pianeta era stato più schivo e taciturno del solito, in contrasto con la crescente e irrefrenabile eccitazione mostrata da Ziggy e Cobb. Sentendosi un po' in colpa, Robben gli posò una mano sulla spalla. «Senti, non è che stiamo andando lì per ammazzare qualcuno, Skerrit. Nell'improbabile caso che ci siano superstiti, la missione passerà sotto al tuo controllo, va bene?» Skerrit rivolse lo sguardo a Cobb. «Se è vero che non dobbiamo ammazzare nessuno, com'è che hai preparato le armi poco fa?» «Nel caso spuntasse la faccia di qualche ribelle sarfoniano». «Cazzo, ma sei fissato con questi sarfoniani!» Lo prese in giro Ziggy, stravaccato su una poltrona, ingozzandosi di Star Chips. «Se tu avessi prestato servizio durante la guerra, anziché fare il verme, sapresti che non c'è da scherzare. Quelli non hanno mai mandato giù la sconfitta. Stanno solo aspettando il momento buono per mettercela in quel posto». «Ma smettila!» «Tu non saresti durato un giorno nelle trincee di Sarfon». Ziggy alzò una mano, facendo rapidamente aderire pollice e altre dita nella simulazione di una bocca che parla a vanvera. Mentre i due davano vita al loro solito battibecco, Robben tornò a concentrarsi sui dati. Davanti ai suoi occhi scorreva una sequenza di numeri che non riusciva a capire. «Cosa sono questi?» domandò a Skerrit. «Componenti non identificabili», spiegò l'ufficiale medico, a sua volta incuriosito da quelle rilevazioni. «Fammi controllare. Vediamo. Credo che non ti piacerà, capitano». «Cosa?» «L'aria è respirabile, ma sembra che la sonda stia registrando un'elevata quantità di pollini e spore. Non certo un toccasana per i tuoi bronchi». Robben scrollò le spalle. «Vorrà dire che userò il respiratore. Non sarebbe la prima volta. Accertati solo che quella roba non sia tossica anche per voi». «Appartengono a specie non classificate della tassonomia Koppler», rivelò Skerrit lo sguardo che frugava i dati. «Davvero insolito. Questo posto farebbe la gioia di ogni botanico del quadrante, eppure nessuno è mai venuto qui a catalogare le specie». «Con i soldi che l'attuale governo concede alla ricerca, è già tanto se non siamo tornati a curarci con la chemioterapia», scherzò Robben. «Comunque, riesci a capire se si tratta di sostanze nocive?» «Difficile a dirsi, ma ci proverò». Sorrise per la prima volta e aggiunse: «Al massimo, possiamo sempre mandare Zig a farsi una passeggiata. Se sopravvive, significa che l'aria è buona». Ziggy, che era impegnato in un combattimento verbale con Cobb, si voltò subito a fissarlo oltraggiato. «Ehi! E perché io?» «Perché sei la pedina sacrificabile del gruppo», rise Cobb, dandogli una manata violenta sulle spalle, provocando un frenetico tintinnio di fibbie. La sagoma gozza della Daphne scivolò negli strati atmosferici come la punta di un ago che attraversa la pelle. La carlinga avvampò d'argento, mandando bagliori sotto la luce di quel sole alieno. Attraversato la barriera di fitte nuvole, oltre i cristalli della plancia, comparve un paesaggio dominato da ogni sfumatura di verde,
che l'occhio umano fosse in grado di registrare. «Porca galassia!» esalò Ziggy con vivido stupore. «Ma è una fottuta giungla!» «Ti sentirai come a casa, allora», lo apostrofò Cobb, fissando a sua volta quel panorama inusuale, totalmente dominato dalla flora. Ben presto, i pannelli trasparenti che ricoprivano la prua a semicerchio furono attraversati da rivoli d'acqua piovana. Il cielo era foderato di un uniforme strato di nubi basse e grigie che riversavano pioggia a torrenti sulla boscosa superficie del pianeta. Robin eseguiva le manovre di atterraggio controllando i dati delle scansioni geografiche. I sensori avevano localizzato la posizione della nave incidentata, ma essa era circondata da colline che rendevano impossibile atterrare nei pressi per un raggio di quasi 10 chilometri. Tuttavia, lo scanner rilevò una radura in cima ad un altopiano dove la Daphne avrebbe potuto posarsi senza che formazioni rocciose e vegetazione la intralciassero. Folgori abbaglianti si ramificavano da un campo all'altro dell'orizzonte e la loro luce repentina rendeva per pochi attimi la foresta in bianco e nero. I tuoni erano così potenti che si udivano nonostante il forte rumore provocato dalla Daphne in fase di planetaggio. Dopo che ebbe attivato gli stabilizzatori, Robin eseguì le ultime manovre, facendo sì che la massiccia mole dell'astronave si depositasse dolcemente. Una vibrazione percorse la plancia mentre da sotto lo scafo i supporti venivano estroflessi, aderendo al terreno con solo un lieve sussulto. I motori si spensero. Robin si spruzzò in gola il Pleiadin prima di voltarsi verso i compagni e sorridere, mostrando il pollice in alto. Decisero che se dovevano addentrarsi in un territorio inesplorato per una missione di salvataggio, era meglio attendere che il temporale finisse o che perdesse un po' della sua intensità. Skerrit impiegò un po' di quel tempo ad analizzare campioni d'aria filtrati dall'esterno. Se avesse avuto a disposizione apparecchiature più sofisticate o se fosse stato un botanico anziché un ufficiale medico generico, probabilmente sarebbe riuscito a capirne di più. Ma con la sua preparazione e gli strumenti in dotazione, poté solo confermare quanto detto prima. L'aria aveva una concentrazione di polline davvero proibitiva per un asmatico come Robin, ma sembrava che tale pulviscolo non fosse in qualche modo nocivo per l'organismo. Dopodiché, si dedicò ad assemblare un equipaggiamento medico nel caso avessero trovato dei superstiti feriti a bordo della nave sconosciuta. Anche Cobb non restò con le mani in mano, ma effettuò un controllo scrupoloso del funzionamento delle loro pistole a fotodensità. Sembrava parecchio ansioso di friggervi qualcosa o qualcuno al più presto, e mentre svolgeva il suo compito con una cura e una devozione non inferiori a quelle che Skerrit impiegava durante le preghiere, borbottava canzoni apprese durante l'addestramento militare, oppure levava l'arma come per mirare un invisibile nemico. Molto probabilmente uno di quei sarfoniani che ancora infestavano i suoi incubi. Ziggy, che aveva già messo in chiaro che non si sarebbe addentrato in quella giungla neanche se al centro di essa si trovasse un bordello pieno di arturiane arrapate, si era occupato di preparare razioni di cibo e acqua per i suoi compagni. Nessuno obiettò. Era meglio che qualcuno restasse di guardia all'astronave e peraltro sapevano quanto fosse preferibile non avere Ziggy tra i piedi, specie se minacciava di lamentarsi per tutto il tragitto. Robin, dal canto suo, attivò tutti i sensori dei quali la Daphne era equipaggiata, analizzando i dati morfologici e inserendoli nel computer centrale, il quale elaborò il percorso più breve per raggiungere l'obiettivo. 7 chilometri direzione sud-ovest. Tempo stimato di percorrenza 3 ore, andata e ritorno. Gli pareva davvero incredibile di trovarsi così vicino all'origine del segnale. Durante l'atterraggio non aveva scorto la sagoma di nessuna nave da cargo, ma era anche vero che era impegnato nelle manovre e che pioggia e foschia avevano occultato buona porzione del terreno, per tacere dello schermo delle colline. All'esterno, il temporale imperversò con tutta la violenza possibile. I fulmini flagellavano il cielo, espulsi dalle nuvole come raggi di energia isoionica durante una battaglia stellare, mentre la pioggia veniva giù letteralmente a cascate, tanto che i pannelli della plancia divennero lastre di vetro smerigliato, oltre le quali il pianeta era solo un vago alone verde e grigio. Poi, quasi che una divinità avesse premuto il tasto off, la pioggia si spense e le nuvole si sfilacciarono, spalancando il cielo di un turchese purissimo e luminoso. Sollevato da quell'improvviso mutamento, il capitano azionò l'interfono e si chinò per parlare attraverso il microfono. Ragazzi, iniziate a prepararvi. Dico soprattutto a te, Cobb. Non ci sono forme di vita ansiose di vedere i tuoi muscoli su questo pianeta. Quindi, copriti. 10 minuti più tardi, si radunarono in plancia.
Salvo Ziggy, che sarebbe rimasta a guardia della Daphne, gli altri tre erano infilati in aderenti tute grigio piombo di foggia vagamente militare, realizzati in un materiale di aspetto plastico che assecondava ogni flessione del corpo. Il viso ispido di Robben era ulteriormente coperto, almeno nella parte inferiore, da una maschera che gli occultava naso e bocca, allacciata dietro la nuca. Il suo respiro sibilava con suoni profondi attraverso i due spessi filtri circolari posti ai lati del facciale. Ziggy sogghignò. «Sembri il cattivo di quel film su pellicola, Darth Vader!» «Vader», lo corresse Cobb. «Ammetto che non mi farebbe schifo avere un respiratore, ma ho scambiato il mio per una birra ardandese». «Bravo furbo!» «Perché? Il tuo dove l'hai messo?» Ziggy arrossì. «Beh, su Ezebir c'era una toloniana che lo voleva. Mi aveva promesso un servizietto se gliel'avessi regalato». «Non vi servirà!» tagliò corto Robben. «Io sono obbligato a portarlo, sapete tutti perché. Ma Skerrit ha controllato e l'aria è sicura. Probabilmente a qualcuno di voi colerà un po' il naso, nulla di più. Ad ogni modo, prima resteremo nei pressi, così se qualcuno di voi si sente male, torniamo dentro, ok?» Cobb e Skerrit annuirono. Poi quest'ultimo chiese: «Hai fatto una scansione biometrica dei dintorni?» «Stavo per farla». Il capitano digitò sulla pulsantiera touchscreen e attese qualche istante. La fronte gli si corrugò e ripeté l'operazione. «Che c'è?» volle sapere Cobb. «Non funziona». «Per funzionare funziona», disse Robben tentando ancora. «Ma lo scanner biometrico non rileva nessuna forma di vita non vegetale nel raggio di 100 metri. Neanche di dimensioni inferiori ai 10 centimetri. È strano». «Strano? Perché?» fece Ziggy. «Siamo in una foresta e non c'è neanche un coleottero», replicò Skerrit, pure lui un po' turbato. Cobb si strinse nelle mastodontiche spalle. «Saranno scappati tutti per il casino che abbiamo fatto atterrando per il finimondo di mezz'ora fa. E poi meglio così, non vi pare?» Robben rifece la scansione una quarta volta, ma il risultato fu il medesimo delle prime tre. Solo forme di vita vegetali. «Magari sono passati i sarfoniani e hanno fatto piazza pulita», ipotizzò Ziggy con un ghigno, scoccando a Cobb un'occhiata ironica. «Ti prego, Zig, non imparanoiarlo», supplicò Robben attraverso la maschera, i cui filtri ovattavano la sua voce ma amplificavano i suoi sospiri. «Questo scanner non è sofisticato ed è la prima volta che lo uso. Non è che capitiamo abitualmente in posti simili». Drizzò la schiena. «Se non c'è niente di grosso, buon per noi. Se c'è ed è ostile, abbiamo le armi, vero, Cobb?» Con un sorriso fiero, l'ex soldato sollevò la propria voluminosa pistola e vi scoccò sopra un bacio. «Nate per uccidere, come me». «Coglione!» tossì Ziggy, il pugno premuto contro le labbra. La pedana si allungò verso il terreno con un coro di cigolii metallici e stridori di pistoni. Robben, Skerrit e Cobb iniziarono la discesa. Due o tre passi e già il sudore affiorò dalle loro fronti, mentre l'aria calda e appiccicosa di quel pianeta inesplorato li avvolgeva come un velo di cellofan. «Merda, mi si è appannato l'occhio bionico», si lamentò Cobb, passandosi il pollice sul bulbo oculare incastonato nella parte metallica del suo volto. Raggiunsero la radura foderata di erba rigogliosa, verde brillante, così alta che i suoi pennacchi sfioravano il petto dei tre compagni. Robben, lentamente con l'arma pronta all'uso, benché non prevedesse alcun assalto, si avvicinò al punto dove l'altopiano declinava e diede un'occhiata al panorama. Foresta. Ovunque guardasse, in ogni direzione fino all'orizzonte, non vedeva che piante. Alberi altissimi che spalancavano chiome titaniche a formare ombrelli giganti, dai cui rami giganteschi piovevano innumerevoli fasci di liane o vele di muschio lunghe oltre 20 metri. Il vegetale più grosso faceva da ecosistema per quelli più piccoli, che ne parassitavano tronco, radici e fronde, generando un indistricabile groviglio di rami, foglie e viticci. L'aria era pesante, un denso vapore pregno di ogni tipo di polline che scintillava in sospensione alla luce del sole che scendeva a fasci dagli squarci delle nuvole. Con un brivido, Robben pensò che se avesse assorbito anche solo un respiro di quell'atmosfera, probabilmente i suoi polmoni si sarebbero accartocciati come sacchetti sottovuoto.
fecero un rapido giro di perlustrazione nei dintorni della Daphne prima di tornare nei pressi dello sportello. Qualche fastidio? Domandò Rodden a Cobb e Skerrit. L'ufficiale medico scosse il capo. Mai stato meglio, confermò il gigantesco ex militare, riempiendo i polmoni d'aria con ostentazione. Ho scaricato i dati del segnale sul palmare, ci darà la direzione. Spiegò il capitano sollevando l'oggetto. Poi, rivolto a Ziggy, che stava in piedi in cima alla passerella, aggiunse: Stiamo partendo. Vorrei trovare la mia nave ancora intera al nostro ritorno. E non menartelo troppo, fece eco Cobb sornione. Spero troviate degli xenomorfi, li salutò Ziggy mentre i suoi compagni si allontanavano seguendo il segnale di soccorso. Malgrado avesse pensato che trascorrere qualche ora in totale solitudine e autonomia fosse una gran figata, Ziggy scoprì solo dopo 30 minuti che la noia stava già erodendo gli angoli del suo entusiasmo e che l'avrebbe divorato del tutto entro breve. Aveva fatto di tutto per aggiustare il suo giocattolo bio-olografico, ma evidentemente Cobb la sapeva più lunga di lui in fatto di software e ancora non era riuscita ad impedire che quella sventola si tramutasse in un orribile clown assassino. Aveva quindi tentato di render pan per focaccia all'ex militare. Ma evidentemente egli si era atteso una tale manovra da Ziggy, poiché non appena questi tentò di forzare la serratura della cabina di Cobb, ricevette una potente scossa elettrica. Frustrato e nervoso, aveva cercato di trovare ogni possibile svago, ma senza un pubblico da infastidire con le sue pagliacciate battute, ogni idea perdeva di attrattiva. Sbuffando, il giovane ingegnere meccanico raccolse la propria pistola, digitò il codice di apertura del pannello e uscì dalla carlinga della Daphne. Era come muoversi in una sauna, pensò. Il cielo era un patchwork di nuvole di ogni gradazione di grigio, inframmezzato da enormi squarci d'azzurro e i raggi solari che da essi sgusciavano, facevano ardere le gocce di pioggia come se qualcuno avesse sparso sulla foresta milioni di diamanti. Ma Ziggy non aveva l'animo di chi coglie o apprezza certe cose, brillante o meno. Quella era solo una banale accozzaglia di piante. Estrasse la pistola con l'intento di fare un po' di tiro al bersaglio con gli uccelli, e già l'idea gli stava facendo sorgere un sorriso di ebete perfidia sul volto, quando si rese conto che non c'era alcun pennuto in vista. Non solo, non se ne udiva neanche il cinguettare, lo stridere o il gracchiare. Interdetto, girò lentamente su se stesso, i grandi occhi che ispezionavano ovunque da sotto la folta zazzera magenta. Non colse alcuno svolazzo e nessun suono raggiunse le sue orecchie. L'unico rumore era prodotto dalla brezza che scompigliava le folte chiome sulle colline, un sospiro prolungato e inquietante, e dal lontano trambusto di un fiume, che però dall'altopiano non si vedeva. Per il resto, tutto taceva. Gli uccelli, se c'erano, erano muti. Nessun animale arboricolo lanciava le sue grida, nessuna bestia del sottobosco barriva o grufolava. Si rese conto solo allora che mancava il suono che più di tutti caratterizzava posti simili a quello, ovvero il costante e onnipresente ronzio degli insetti. Gli sovvenne che lo scanner biometrico non aveva rivelato tracce di creature nei dintorni, ma possibile che l'intera foresta fosse spopolata? Non gli sembrava credibile. Un posto come quello, così florido e rigoglioso, così ricco d'acqua e risorse, non poteva non aver generato vita animale. Sentendo un'inquietudine sottile solcargli i pensieri, Ziggy iniziò a procedere cautamente verso il limitare della radura, dove gli alberi creavano una sorta di imponente barricata. Avanzando nell'erba alta che gli infradiciava i pantaloni, si accorse di un altro elemento strano che andò ad unirsi al quadro di bizzarrie di quel pianeta. Non c'era nemmeno un fiore. Tutto l'ambiente era dominato da un solo colore, sebbene riproposto in ogni sua possibile sfumatura: il verde. Persino il bruno dei tronchi era soffocato da strati di soffice muschio e i rami erano avvolti da cascate di liane. Tuttavia, malgrado l'assenza di corolle, l'aria era satura di fragranze dolci e sciroppose, nonché di nuvolette che parevano polline che scintillavano come lustrini, prima che i refoli di vento li disperdessero. Fissando l'intrico verso il quale si stava spostando, Ziggy percepì un brivido sgradevole formicolargli sulla pelle.
avendo trascorso quasi tutta la vita in megalopoli planetarie o a bordo di qualche nave, non aveva molta esperienza in fatto di ambienti non antropizzati. Eppure i pochi boschi che aveva avuto modo di osservare da vicino non somigliavano a quella selva neanche lontanamente. Le piante crescevano una sull'altra, occupavano ogni porzione di terreno disponibile, si soffocavano a vicenda con le fronde, strangolavano le sorelle con i viticci. Nelle scanalature o buchi dei tronchi scaturivano cespi di piante parassite. Ogni albero abbattuto, ramo spezzato, veniva assediato. Cannibalismo vegetale, pensò Ziggy senza ironia, ma con un principio di paura. Un rumore risuonò nel folto e l'ingegnere alzò subito l'arma, il dito contratto sul grilletto pronto a far fuoco. Era teso, con la pelle che spurgava sudore a profusione, gli occhi dilatati. Il rumore si ripeté, ma altrove, più lontano. Pareva una sorta di cupo soffio oppure un'esplosione molto ovattata. Non fosse stato per il silenzio assoluto di quel luogo, sarebbe passato del tutto inascoltato. Un altro sbuffo si palesò a pochi metri da lui. Ziggy si volse e vide un grosso baccello oblungo eruttare nell'aria afosa una densa nube di spore color oro scuro che arsero sotto al sole come pagliuzze metalliche. La nuvola si sollevò, disegnando forme elaborate al pari di uno spruzzo d'inchiostro nell'acqua. Ma poi un soffio d'aria la scompose e diluì, in parte disperdendola e in parte facendola precipitare sull'erba. Ziggy esalò un sospiro tra il sollevato e l'irritato, abbassando l'arma. Si era fatto quasi venire un infarto per la scorreggia di una pianta. Per fortuna Cobb non era presente o l'avrebbe sfottuto per giorni. Incuriosito, si approssimò a quel grappolo di baccelli verde chiaro screziati di macchioline più scure. Erano grossi come angurie, la superficie lucida e ben tesa attorno ad un orifizio rugoso. Un'idea guizzò sotto la capigliatura magenta di Ziggy. Avrebbe potuto raccogliere uno di quei baccelli, attendere l'arrivo di Cobb e poi tirarglielo addosso. Eccitato dalla scena che gli si formava in mente, rinfoderò l'arma e si avvicinò al grappolo, studiandolo per capire come poter coglierne uno. Si piegò sulle ginocchia, il viso contratto in un'espressione pensosa. Notò che uno dei baccelli si stava gonfiando, ma quando tale informazione raggiunse il suo cervello era ormai tardi. Il vegetale si contrasse bruscamente, dall'orifizio eruppe una densa esplosione di polvere che colpì Ziggy in piena faccia. Colto di sorpresa e con gli occhi che bruciavano, spalancò la bocca per urlare, ma fu un errore. Un fiotto di spore gli intasò il cavo orale, ricoprendogli la lingua e foderandogli l'interno delle guance. Avevano un sapore aspro, pepato e acidulo che lo stomacò. Agitandosi in quella bruma, Ziggy balzò indietro tossendo ed emettendo conati, cadendo poi sulla schiena. Accecato e sconvolto, si portò le mani al viso, cercando febbrilmente di ripulirsi, ma riuscì solo a peggiorare la situazione. Il sudore impastò la polvere in una poltiglia appiccicosa. Sbraitando, trovò a testoni la pistola, l'estrasse e in un parossismo di furia mirò al grappolo di baccelli, aprendo il fuoco. Fu una terza pessima scelta. I baccelli scoppiarono e lo inondarono di un misto di linfa e spore, avvolgendolo in una nube puzzolente ancor più grande e densa della precedente. Soffocato, Ziggy inalò parecchia di quella roba e gli si contrasse lo stomaco. Vomitò violentemente e starnutì una decina di volte prima che l'ercio e gocciolante linfa bruna riuscì a barcollare, bestemmiando in direzione della Daphne. Salì a bordo sbattendo contro gli oggetti per via degli occhi che lacrimavano e bruciavano intensamente. Ogni tanto vomitava a vuoto e tossiva così forte da raschiarsi la gola. Aveva la sensazione di avere entrambe le narici intasate di tappi di polvere e per quanto soffiasse non c'era verso di liberarsene. Raggiunse il bagno, sbarazzandosi di gran parte degli abiti e a tentoni aprì il rubinetto, facendo scorrere acqua nel pozzetto d'acciaio inossidabile. Vi mise sotto le mani a coppa, sciacquandosi con frenesia, strofinandosi con forza il viso. Ogni volta che ripensava a quella deflagrazione di liquame e spore, gli si rovesciava lo stomaco. Ansimando, alzò la testa e trasalì nel vedere il riflesso che gli restituiva lo specchio sopra il lavello. Aveva gli occhi ridotti a fessure lacrimanti, gonfi, tumefatti, come se l'avessero preso a cazzotti. E per quanto si fosse lavato, sembrava sempre che si fosse rotolato in un gigantesco barattolo di olio misto a cannella. La vaporosa fiammata dei suoi capelli era una crosta impiastricciata di una tinta indefinibile. Aumentò il getto dell'acqua, colmò una mano di sapone liquido strizzato dal dispenser e dopo esserselo strofinato fra i capelli mise la testa sotto il getto. L'acqua che gorgogliava nello scarico
era color bruno verdognolo. Dopo 5 minuti buoni, tornò a guardarsi allo specchio e si accorse che dietro di lui, attraverso lo spiraglio della porta socchiusa, qualcuno lo osservava. Ziggy studiò il riflesso, indeciso se quel che vedeva fosse o meno la realtà. Indovinava una sagoma alta, argentata, con un volto pallido e un sogghigno dipinto di scarlatto. Con un tuffo al cuore si volse, gli occhi che parevano sul punto di schizzargli via dalla testa, ma oltre lo spiraglio non c'era nessuno. «Chi c'è?» stridette in preda all'ansia. «Cobb, maledetto stronzo, sei tu! Siete tornati!» Non era possibile che fossero già di ritorno, e inoltre Cobb poteva somigliare a tante cose, ma non ad un clown. Perché era un clown quello che aveva intravisto, o creduto di intravedere, nella penombra del corridoio. Ziggy si staccò dal lavello e andò ad aprire la porta. La luce del neon illuminò il corridoio. Era vuoto. «Cobb!» chiamò ancora Ziggy, la voce arrochita tanto dagli accessi di tosse quanto da un panico crescente. «Ehi tu! Senti, smetti di fare lo stronzo con quegli ologrammi!» La sua voce trovò un eco lieve e nessuna risposta. Era solo, ma questo gli recava conforto solo parzialmente. Proprio mentre si stava convincendo che forse la sua fantasia esagitata, alleandosi con gli occhi lacrimanti, gli avesse giocato uno scherzo, udì una serie di tonfi metallici giungere da qualche parte sotto al pavimento. «Merda!» gemette sussultando. Udì quei passi spegnersi sotto di lui, in corrispondenza della sala macchine. Stavolta non se l'era immaginato. Si guardò in giro, terrorizzato, cercando la pistola fra gli abiti che aveva seminato sul pavimento. Non appena la vide, vi si gettò sopra. Dalla sala macchine ci furono altri tonfi. Percorse il corridoio con le gambe che parevano di ricotta e che a fatica lo sorreggevano, la pistola in avanti, stretta in una presa incerta, tremante. Dense lacrime seguitavano a spurgare dai suoi occhi, appannandogli il campo visivo. Sentiva la gola gonfia, il naso pieno di pruriginosa ovatta, eppure le orecchie parevano congestionate, intrappolate in un fischio sempre più alto e snervante. «Cobb, adesso smettila!» urlò Ziggy nell'astronave vuota e silente. «Smettetela tutti! Bello scherzo! Ziggy si è cagato sotto, ma ora basta! Scarrit, almeno tu! Ti credevo una persona seria, come puoi aiutarli a...» Una risatina sciocca gli arrivò da dietro la porta che conduceva alla sala macchine. Il pomo d'adamo di Ziggy guizzò di terrore. Vi puntò contro l'arma, ma non si sentiva per nulla sicuro. «Guardate che ho la pistola!» urlò, ma il tono autoritario che voleva esprimere gli riuscì stridulo. «Cobb, ti avviso! Se non la pianti, ti faccio un buco in fronte!» In cuor suo sapeva che non era Cobb, che nessuno dei suoi compagni era lì con l'intento di fargli uno scherzo. Ma crederlo e dirlo a voce alta serviva ad arginare il terrore, poiché la verità era molto peggio. La verità era che lui era da solo e che un intruso si era appena intrufolato nella Daphne attraverso il portello che aveva stupidamente lasciato aperto e che ora era sceso nella sala macchine. Ma com'era possibile, se quel pianeta non era abitato? Ziggy scrollò di dosso quel pensiero. Evidentemente i dati erano errati e lo scanner non aveva funzionato. Soppesò l'idea di chiudere la porta e intrappolare lì dentro il clandestino, attendendo l'arrivo dei compagni, e stava per farlo, quando si rese conto che chiudere un intruso nella sala macchina avrebbe potuto costituire un gravissimo rischio, specie se il balordo era malintenzionato. Ripensò a Cobb e ai suoi sproloqui a proposito delle sacche ribelli di sarfoniani che, a detta sua, infestavano i pianeti non colonizzati. Possibile che ci fosse del vero? Rifletté però che quello che aveva intravisto non somigliava ad un sarfoniano, ma qualcosa di diverso. Qualcosa che, con la parte razionale della mente, non poteva essere reale. Dalla sala macchine giunsero altri tonfi. Qualcuno si stava aggirando da qualche parte là sotto. Vincendo una paura che lo faceva tremare da capo a piedi, Ziggy scivolò lentamente in avanti. Alzò il ginocchio e stampò il piede contro la porta. Questa si spalancò violentemente, generando un clangore metallico che si riprodusse giù per la scala, che si perdeva nelle viscere della Daphne. Per la quarta volta, Robin rispose: «No, Cobb, tieni chiusa quella tuta. Vorrei che fosse l'ultima volta che te lo ripeto.
«Ma ho caldo!» si lamentò Cobb in un tono lagnoso che non si addiceva per niente alla sua mole. «Sto macerando nel mio stesso sudore!» «Grazie per l'immagine!» soffiò Robin attraverso la mascherina, corrugando la fronte per il disgusto. «Abbiamo tutti caldo, ma è una questione di sicurezza!» Imbronciato, Cobb tirò sulla cerniera che aveva già fatto scendere fino all'ombelico. «Se svengo, uno di voi due dovrà farmi la respirazione bocca a bocca.» «Correremo il rischio!» sbuffò Robin, riprendendo a camminare, gli occhi fissi sullo schermo del palmare che indicava la direzione da seguire. «Se ti punge qualcosa...» «Tipo cosa?» sbottò l'ex militare innervosito. «Cosa? Questo posto fa schifo pure alle zanzare, dato che non se ne vede una.» «Zig si sarebbe lamentato meno, ed è tutto dire.» Questa frase dovette centrarlo nel vivo, poiché ebbe il potere di zittire ogni protesta. Ciò nonostante, Robin dovette ammettere che almeno una cosa era vera. Quella selva era stranamente vuota di tutto quello che si sarebbe aspettato di trovarci. Le sagome degli uccelli non solcavano lo spazio fra i rami, gli insetti non sgambettavano al loro passaggio, non avevano fatto da ronzante corteo. E sebbene non potesse lamentarsene, iniziava a trovarlo insolito. Anche il silenzio nel quale procedevano era innaturale, per un luogo del genere. Il sollievo per l'assenza di insetti nocivi o altri animali pericolosi era però contrastato dalle condizioni della foresta. Per prima cosa, i rami intrappolavano una cappa umida spaventosa che surriscaldava l'aria e privava delle forze. Inoltre, la vegetazione sbuffava pollini e spore in abbondanza, riversando nubi ocra, rosa, dorate, azzurrognole che si amalgamavano in nebbioline in sospensione, rendendo l'ambiente irreale. La vegetazione cresceva in un caos incontrollato. Una miriade di foglie diverse sbocciava in ogni centimetro di spazio fruibile, tanto che più di una volta il trio aveva dovuto aggirare ammassi vegetali compatti come vere pareti. Robin, sfinito, si volse a guardare i due compagni. Essendo sprovvisti di respiratore, non facevano che starnutire per via del pulviscolo. Cobb continuava a soffiarsi il muco dal naso, mentre Skerrit non faceva altro che tergersi le lacrime che gli sgorgavano dagli occhi irritati. «Quanto manca?» brontolò Cobb di malumore. «Circa un'ora.» «Cosa? Ma se camminiamo da una vita, sei sicuro che quell'affare funzioni?» «Funziona, e saremmo già a metà strada se tu non avessi perso tutto quel tempo a lamentarti del caldo.» Ribeccò Robin. «Spero per te che quella nave contenga davvero roba di valore, Robin, se no giuro che...» Dietro di loro, Skerrit procedeva a passo costante ma lento. Era stremato. Un viscido strato di sudore gli ungeva il corpo sotto la tuta integrale e gli sembrava che il naso gli si stesse gonfiando come un palloncino, ma tollerava tutto questo in silenzio. All'inizio aveva pensato che quella selva fosse inquietante, ma adesso tale convinzione lo stava abbandonando, lasciando posto ad un sentimento di serenità, una sensazione di pace che non aveva mai sperimentato neanche in chiesa. Si sentiva vicino a Dio, comprese. Dopotutto, la zona nella quale si erano addentrati non somigliava all'Eden primigenio, la culla della creazione, l'origine di ogni forma di vita. Inspirò profondamente, inebriato dagli effimeri sentori dolci e frizzanti che speziavano l'aria. Le voci del battibecco di Robin e Cobb si affievolivano, distanziandosi, dissolvendosi in bisbigli di sottofondo. Da dietro un tronco fece capolino un visetto allegro incorniciato da un nimbo di boccoli che parevano trucioli d'oro. Il cuore di Skerrit ricevette una scarica di stupore, meraviglia, gioia pura. Le sue labbra fremettero un nome. «Lisa!» La bambina emise un risolino e tornò a sparire dietro il tronco come se volesse giocare a nascondino. L'adrenalina ingolfò il sistema nervoso dell'ufficiale medico, ma il primo accenno di allarme fu subito inibito, sommerso da un sentimento languido di felicità. Registrava appena il chiacchiericcio dei due compagni che si allontanavano, lasciandolo solo, ma non gli importava. Anzi, era meglio così. Cobb era solo un imbecille al quale la guerra aveva inquinato l'anima, e Robin un inetto, neanche capace a far progredire i propri affari. Sarebbe stato meglio senza di loro, adesso che Lisa era tornata da lui. La intravide tra i cespugli che correva, lanciando nell'aria quella risata trillante, fremente dell'incontaminata contentezza tipica dei fanciulli.
prese a camminare nella sua direzione, dapprima con passi incerti, poi con moto sempre più energico, scostando le frasche cariche di foglie carnose, facendosi largo nella verde trama degli opulenti viticci. «Aspettami, Lisa!» fece Skerrit ridendo. «Aspettami!» La sentiva canticchiare davanti a sé, ma la verzura era così fitta che non la vedeva. Non si accorse neppure di tutti gli spruzzi colorati che decine di baccelli attorno a lui diffondevano nell'aria al suo passaggio. Si sentiva sempre meglio, libero da ogni angoscia, da ogni brutto ricordo. Vaiolo coreniano, ma davvero? Quella malattia non esisteva, Dio non avrebbe mai creato un simile flagello. Lisa non era morta, era con lui in quel momento, a giocare a nascondino nell'Eden. Spinse via un ramo e se la trovò davanti. Era qualche metro oltre il ciglio di un crepaccio, avvolta da un'aura multicolore di polline, l'abito bianco virginale, le manine avvolte attorno ad una candela. Una candela autentica, con la fiamma vera, non quella robaccia laser priva di sacralità e misticismo. Sorrise, mostrando quel lieve spazio fra gli incisivi, e gli fece cenno di avvicinarsi. Skerrit lo fece con naturalezza, senza il minimo pulsare di pericolo. Lisa volava, quindi avrebbe volato pure lui. Sarebbe stata la forza di Dio a sostenerli entrambi, lievi come luce solare. Skerrit sorrise e allungò le braccia, impaziente di abbracciare di nuovo sua figlia, di sfiorare la sua pelle di velluto, annusare l'aroma dei suoi capelli. Ma invece lo scarpone affondò nel vuoto oltre il ciglio e l'uomo precipitò giù per 10-20 metri. Impattò su uno sperone di roccia che gli frantumò l'anca, ma non si arrestò rotolando sul pendio, cadendo per altri 20 metri. Atterrò in piedi e l'impatto gli fece uscire entrambi i femori dalle cosce, ma non sentì dolore. Non provò paura, solo una sonnolenza imperiosa che colmava la sua testa come una calda, lenta marea. Festoni di spore variopinte gli si snodavano attorno, simili all'aurora boreale, annebbiandogli i sensi. Era bello. Aveva la sensazione di essere un seme che germoglia. E non erano forse piantine quelle che stavano sbocciando dalle sue ferite, avvolgendosi attorno agli spuntoni d'osso scarlatto, innalzando le foglie trasparenti al sole. Un placido sorriso gorgogliante sangue gli decorava il volto, mentre appoggiava la guancia sul terreno foderato di muschio. L'ultima cosa che i suoi occhi appannati trasmisero al suo cervello in procinto di spegnersi fu l'immagine di una forma gigantesca che svettava sul fondo del crepaccio. Un masso enorme, a prima vista. Non fosse che per quell'area dove rampicanti e licheni non avevano fatto presa, nel quale si indovinavano le lettere di un alfabeto galattico. «Un'astronave», pensò Skerrit. «Non la Demetra, ma un'altra. Chissà quante ce ne saranno sparse per il pianeta. Chissà quante ce...» Il suo campo visivo si restrinse in un puntino sfocato e nebuloso. Poi, soltanto oscurità. Cobb era sgusciato dalla parte superiore della tuta, annodandosela intorno alla vita, e Robin aveva fatto finta di non vederlo. A quel punto era inutile sprecare parole. Tenne lo sguardo fisso davanti a sé, dove quella giungla pareva infittirsi ulteriormente, in modo da non dover guardare le spaventose cicatrici che costellavano il corpo dell'ex militare. Se Cobb fosse stato un uomo diverso, quegli sfregi pallidi e grinzosi lo avrebbero mosso a compassione, ma ormai sapeva che il suo compagno era il genere di persona che in guerra si divertiva. Forse era per questo che vedeva nemici ovunque, non stress post-traumatico, ma il desiderio inappagato di battaglia. Il palmare gli diceva che con altri 20 minuti di cammino avrebbero raggiunto la fonte del segnale. Dentro di sé, Robin provò un preciso equilibrio tra sollievo e scoramento. 20 minuti di quella selva! Non sapeva se fossero tanti o pochi, ma ormai era esausto e gli pareva che il suo organismo avesse espulso sotto forma di lacrime e sudore tutta l'acqua che conteneva. «Ehi, ma Skerrit dov'è?» Robin si arrestò e si voltò, gli occhi ingranditi dal panico. Davanti a lui, Cobb ricambiava lo sguardo, ma solo nel suo occhio vero si leggeva allarme. «Non era dietro di te?» chiese Robin, tornando sui suoi passi e osservando la porzione di foresta dove erano appena passati. «Pensavo di sì», bofonchiò Cobb, il nervosismo che gli tendeva i muscoli. «Veramente?
Era da un po' che non sentivo niente. E non potevi guardarti alle spalle? Sbaglio, il capitano sei tu, Rob. Sarebbe compito tuo controllare che ci siano tutti. Ma è compito tuo difendere il gruppo. Lo aggredì Robben, arrabbiato e spaventato in egual misura, facendo guizzare lo sguardo nel disperato tentativo di vedere il compagno. Skerrit! Chiamò, ma la sua voce restò intrappolata nel respiratore. Skerrit! Provò Cobb, il cui vocione potente venne assorbito da quelle cortine di foglie e rami. Silenzio. Cerchiamolo! Ordinò Robben, ora quasi nel panico. Adesso mi credi? Non so di che parli. Questo è il modo di agire dei serfoniani, disse Cobb, l'unico occhio che ardeva di agitazione. Ci hai condotti in una loro trappola. Dacci un taglio, brontolò Robben, stanco di quelle assurdità. Pensa a chiamare Skerrit, io non posso con il respiratore. Non ci penso neanche a rivelare la nostra posizione. Se fosse come dici, allora sanno già dove siamo, imbecille! Il capitano della Daphne capì di aver commesso un passo falso. Lo vide dallo scintillio di panico nell'occhio di Cobb. Gli aveva involontariamente fornito un nuovo elemento sul quale costruire i suoi castelli di paranoia. In quel momento ci furono alcuni sbuffi provenienti da un punto sopra le loro teste e una densa nube blu-violetto calò turbinando sui due compagni. Cobb, ascolta! Ora bisogna cercare Skerrit! Riprese Robben, intravedendo a stento l'ex soldato attraverso la bruma bluastra. Non può essere molto lontano. Forse si è sentito male per il caldo, o magari non. Cobb gli stava puntando contro l'arma. Ma che stai? Taci, lurido sarfoniano! Ringhiò Cobb, teso e astioso. Ho capito il tuo gioco. In alto quelle zampe, forza! Stavolta Robben farfugliò. Cobb, vuoi scherzare? La pistola di Cobb espulse un fiotto d'ardente luce rossa che scivolò sopra la spalla di Robben, ustionandogli l'orecchio ed esplodendo qualche metro più indietro, in una detonazione di rami, foglie e pollini multicolori. Robben si gettò a terra urlando e quando alzò la testa, vide che Cobb lo teneva ancora sotto tiro. Non scherzo per niente, fece lui glaciale. Ora, metti le mani sulla testa e cammina davanti a me. Andiamo a trovare gli altri tuoi amici. Per qualche minuto, Robben tentò di farlo ragionare. Ma quando Cobb tornò a spedirgli un secondo impulso a fotodensità a poche spanne dalla testa, capì che tale metodo era controproducente. Acconsentì suo malgrado a procedere con le mani intrecciate dietro la nuca, continuamente minacciato dal compagno che delirava dietro di lui. «Quanti siete?» chiese Cobb nervoso. Non molti.» «Ti conviene dire la verità, bastardo.» 20, rispose Robben. Non sapeva se assecondare quel delirio fosse vantaggioso, ma altre scelte non aveva. Attirate la gente con il vecchio trucco della nave in avaria, eh? Dannati bastardi. Avrei dovuto capirlo subito. Stranamente, tale ipotesi non parve a Robben così assurda. Ricacciò quel pensiero nell'attimo stesso in cui gli si presentò. Non doveva farsi contagiare dalle allucinazioni di Cobb. Con la paura che lo intossicava, era difficile far scorrere bene gli ingranaggi della mente e ragionare con lucidità. Cos'era capitato a Skerrit? Perché non l'avevano sentito chiedere aiuto o sparare? Cosa hai fatto al medico? Dovresti dirmelo tu, sarfoniano, replicò Cobb in tono aspro, dandogli uno spintone che quasi lo fece stramazzare. Sono stati tuoi a farlo sparire, no? No! Rispose Robben con l'impressione che ogni frase potesse innescare la follia omicida di Cobb. Noi siamo tutti sulla nave. Vi aspettavamo. Non ci siamo addentrati nella foresta, non avrebbe avuto senso dato che stavate venendo voi. Cobb non rispose, ma Robben non si arrischiò a voltarsi per cercare di interpretare il suo silenzio. Preferì continuare a camminare, facendo attenzione a dove mettere i piedi. Sotto le costole, ai lati del suo cuore in fibrillazione, i polmoni palpitavano agonizzanti, reclamando a gran voce una sprozzata di Pleiadin. Posso usare l'inalatore? Se stacchi le mani dalla testa, te le faccio saltare,
Cammina! Gli premette ancora la mano sulle scapole, però stavolta ci mise troppa energia e Robin fu proiettato in avanti. Stramazzò a capofitto fra un grappolo di baccelli, che esalarono fiotti di spore. «Alzati!» sbraitò Cobb. Robin non si mosse, immobile a faccia in giù. «In piedi, ora! Conto fino a tre, poi apro il fuoco. Uno, due!» Robin si mise in ginocchio a fatica, piegato in avanti come chi accusa un bruciore allo stomaco. «Dritto!» ordinò Cobb. Poi si allungò, agganciando un gomito di Robin per tirarlo in piedi, ma in quel momento il capitano girò su se stesso e sollevò il baccello che aveva in mano, spremendolo fra le dita proprio davanti alla faccia di Cobb, la cui espressione scomparve dietro una densa spruzzata di fuliggine color oro. L'ex militare barrì di sorpresa e paura, balzando indietro le mani sul volto. Un attimo dopo, la sua voce fu sommersa da un accesso di tosse violenta, conati di vomito e respiri asmatici. Senza perdere tempo, Robin scappò tra la vegetazione. Da Tergo provenne una sequenza di esplosioni eruttate dall'arma di Cobb. Si gettò a terra, strisciando dietro un tronco enorme, ma quando vi si nascose dietro, comprese che l'ex soldato non mirava nella sua direzione. Si arrischiò a fare capolino e lo vide intento a far fuoco ovunque, persino in alto, urlando frasi sconnesse imbevute di panico e rabbia. Era lercio di quella polvere dorata, fili di bava gli colavano dalla bocca, ungendo la folta barba, l'occhio bionico roteava impazzito nella placca di titanio. Sembrava intento in uno scontro con decine di nemici pronti ad ucciderlo. Piegato in avanti, in modo da non fornire un possibile bersaglio, il capitano Robin sgattaiolò fra le felci, mentre i botti, le grida e le esplosioni si allontanavano sempre di più alle sue spalle. Se il palmare non gli avesse indicato che quella era l'origine del segnale di soccorso che li aveva indotti ad atterrare su quel pianeta, Robin avrebbe sorpassato l'astronave senza neanche vederla. Questo perché l'intera struttura era sepolta da uno strato di muschio, rampicanti e alberelli così fitto che ad un'occhiata superficiale sembrava solo una bassa collina di forma strana. Come la Daphne, anche questa aveva svolto planetaggio in un'area relativamente sgombra presso un'alta parete rocciosa dalla quale scendeva, ramificandosi, uno spumeggiante corso d'acqua. Per la terza volta, Robin inserì il beccuccio dell'inalatore nell'apposito boccaglio e spruzzò il medicinale nella maschera, dando sollievo ai suoi polmoni sotto pressione. La nave che aveva di fronte era enorme, un cargo interstellare come quelli che solcavano lo spazio un centinaio di anni prima. A giudicare da come la vegetazione l'aveva fagocitata, doveva essere arrivata lì da decenni, ma non pareva che fosse precipitata. Avvolti dai viticci, si scorgevano i supporti che la innalzavano dal terreno, e quando scostò la cortina di liane, Robin notò che la passerella era abbassata e che il boccaporto si spalancava sul ventre metallico come una bocca paralizzata. Erano atterrati, erano scesi, e non erano più risaliti a bordo. Gli vennero i brividi pensando che l'equipaggio della Daphne aveva eseguito lo stesso sinistro copione. Ogni tanto, nel silenzio che avvolgeva la foresta, udiva ancora in lontananza raffiche di impulsi e la voce di Cobb che sbraitava, ma sempre più distante, trascinato da quell'improvvisa forma di pazzia. Scivolò sotto lo scafo, solleticato sul collo dalle barbe di muschio che come arazzi scendevano dal ventre dell'astronave e si diresse verso la passerella, la risalì. E i suoi scarponi non produssero alcun suono sullo strato vegetale che la ricopriva, facendola somigliare ad una lingua verde. Dentro il cargo stellare, l'aria puzzava di marcio e di chiuso. Con uno stupore sfumato di sgomento, Robin notò che l'avanzata vegetale si era spinta anche a bordo. Pavimenti, pareti e soffitti erano rivestiti di muschio simile ad una soffice moquette, mentre i rampicanti, come tentacoli, si erano insinuati in ogni spiraglio, avvolgendosi alle tubature, intrappolando ogni oggetto che gli fosse capitato a tiro. Era incredibile come quelle piante avessero attecchito e trovato di che sostentarsi persino sulle lastre di metallo o nel materiale isolante che riempiva le intercapedini. Si avventurò nel corridoio, accompagnato dal sibilo ansioso del suo stesso respiro che entrava e usciva dai filtri. Le paratie erano tutte sollevate e non ebbe difficoltà a raggiungere la plancia. I pannelli erano oscurati dalla materia vegetale che vi era cresciuta sopra, tanto che la luce era ridotta ad una fioca penombra verdastra. Ma anche così, gli occhi lacrimanti di Robin individuarono quell'ammasso di rami e larghe foglie che intrappolava il sedile davanti ai comandi.
Si avvicinò, notando che la sola spia ancora in vita fra quella selva di tasti, leve, manopole e quadranti era quella rossa che si accendeva e spegneva ad intermittenza, mandando un bip soffocato, agonizzante. Era il segnale di soccorso automatico, attivato chissà quanto tempo prima e mai spento. La spia palpitò ancora due volte, la luce tremula. Poi si oscurò. La batteria che l'aveva alimentata per chissà quanti anni si era finalmente esaurita. Lo sguardo di Robben si spostò sul sedile. Osservò quell'intrico verde che si attorcigliava su se stesso, innalzandosi verso il soffitto. Impiegò una manciata di istanti ad indovinare una forma umanoide imbozzolata in quei vitigi. No, non semplicemente imbozzolata, ma fusa con essi, come se quel corpo fosse improvvisamente germinato. Un viso rivestito da una sorta di esoscheletro di corteccia emergeva da quelle fronde. Nell'istante in cui, con un picco d'orrore, Robben si avvedeva del lieve sibilo che scivolava fuori dalle narici di quella cosa, le palpebre si spalancarono su due occhi ciechi, vitrei e verdastri. Le labbra screpolate si schiusero, emettendo un gorgoglio sfiatato. Robben urlò e, balzando indietro, cadde dolorosamente sulle natiche, ma saltò di nuovo in piedi come un pupazzo a molla. Si lanciò nel corridoio, precipitandosi fuori dalla nave cargo, correndo nella foresta, accompagnato da spruzzate variopinte di spore e di pollini. Nel tragitto di ritorno non incontrò né Cobb né Skerrit, ma non se ne preoccupò. Erano morti, o in ogni caso condannati. Il cielo si stava nuovamente annuvolando, la luce della stella senza nome che nutriva le piante di quel pianeta orribile veniva lentamente eclissata. Come un sonnambulo, il capitano della Daphne seguì a ritroso il percorso svolto per raggiungere il segnale d'aiuto. L'argento della sua tuta era sepolto sotto un polveroso arcobaleno di polveri, ma nelle pieghe stava germinando una sorta di lichene verdognolo. Decise di non pensarci, o sarebbe nuovamente andato nel panico, compromettendo la sua già precaria attività polmonare. Una volta giunto alla Daphne, avrebbe gettato la tuta nell'inceneritore di bordo, ficcato se stesso sotto la doccia e ci sarebbe rimasto fino a scorticarsi lo strato di cute superficiale. Le prime gocce di pioggia ticchettavano pigre e grasse sulle fronde, mentre tra i rami intravedeva la sagoma del cargo. Tempo di raggiungerlo e già si erano aperte le cataratte del cielo, con rivoli vivaci che scorrevano lungo lo scafo e i fulmini che si riflettevano sui pannelli della carlinga, la quale non era più argentea ma opacizzata da una lieve sfumatura verde. Obbligò le sue gambe ad accelerare l'andatura, malgrado ormai le sue energie fossero in riserva. I polmoni gli si allargavano solo per metà, l'aria aspirata attraverso il respiratore gli si intasava nella gola ridotta ad una cannuccia. Quasi a quattro zampe risalì la pedana e stava per allungare il braccio verso il pulsante di chiusura quando un trapestio di passi provenne dal corridoio buio. Prima che potesse anche solo sorprendersi, Ziggy gli si gettò addosso con un ululato stridente. Nell'impatto le gambe stremate di Robben cedettero e il suo corpo si sbilanciò all'indietro, precipitando all'esterno. Stretti in un gomitolo di gambe e braccia, i due ruzzolarono giù dalla pedana e si immersero nell'erba folta. L'impatto li separò e Robben, sconvolto e affannato, rotolò di lato per sollevarsi. Ziggy, mezzo nudo, lercio e con lucenti scottature che gli inghirlandavano il torace, gli balzò nuovamente addosso, la bava alla bocca, gli occhi ridotti a grumi incrostati di cispa, oltre i quali scintillava uno sguardo perso in chissà quale delirio. Solo quando tentò di respirare, Robben si accorse di aver perduto la maschera e l'aria che gli colmò il torace era come lana di vetro. Strabuzzò gli occhi, sentendo la testa piena di spilli, mentre Ziggy, sbavando e urlando, tornava a scagliarsi su di lui, simile ad una scimmia idrofoba. Robben, in piedi, portò le ginocchia al petto e colpì Ziggy nell'istante in cui egli gli volava addosso, stampandogli la suola degli scarponi sulla faccia. L'ingegnere fu sbalzato via, colpì con la nuca la pedana e dopo uno o due istanti di convulsioni restò immobile, gli occhi che da sotto le palpebre gonfie puntavano in direzioni differenti, intrappolati in una filigrana di capillari. Cianotico, Robben si ficcò in bocca all'inalatore, premendo il grilletto a ripetizione, intanto che risaliva nuovamente verso il boccaporto. Premette col palmo il pulsante rosso, attivando il meccanismo che ritraeva la passerella e chiudeva il portello a diaframma. Arretrò, prossimo a perdere i sensi, con la testa che gli scoppiava, le pareti della gola che parevano lievitargli nel collo e le narici intasate di polline, la stessa sostanza che vedeva scintillare attorno a sé nel corridoio, luccicante al bagliore dei fulmini. Solo che non erano fulmini quelli che inondavano di luce l'interno della Daphne.
erano lampi arancioni e arrivavano dal soffitto, da piccole luci rotanti intrappolate in griglie metalliche. Con un tuffo al cuore, l'ultimo di una serie che gli parve infinita, Robin realizzò che si trattava del sistema di allarme che avvisava l'equipaggio di un'importante avaria al motore. Trafelato, caracollò attraverso la nave fino a raggiungere la porta della sala macchine, trovandola spalancata che eruttava nuvole di denso vapore. Gli sovvennero le ustioni e le vesciche che deturpavano il torace di Ziggy e all'improvviso comprese. La stessa follia che aveva intaccato il cervello di Cobb e probabilmente quello di Skerrit doveva aver infettato pure Ziggy, inducendolo a scendere in sala macchine con chissà che tipo di inganno, truffando i suoi sensi e facendogli aprire il fuoco. Non ebbe bisogno di scendere in quel ribollente inferno di vapore per trovare una conferma alle sue più cupe paure. Si spostò fino alla plancia, la testa che gli ciondolava da una spalla all'altra. Era lucido solo a tratti, pervaso da strane sensazioni narcotiche, e fu in quello stato che avviò una diagnostica della nave. Comprese solo la metà dei dati e delle percentuali che gli furono proiettati davanti al viso, quanto bastava per essere certo che la Daphne non sarebbe mai riuscita a decollare. Si spruzzò dell'altro pleia di Ningola. Fissò la pioggia che scorreva sui pannelli di cristallo zarcadlano e il mondo al di là di essi era come la sua mente. Amorfo, tremulo, liquefatto. Chiama aiuto. Era la sua voce che aveva riecheggiato nella testa. Chiama aiuto. Attiva il segnale. La nave in avaria. Chiama aiuto. SOS. Segnale di soccorso. Scosse il capo ed ebbe l'impressione che un brodo denso e tiepido gli sciabordasse nella scatola cranica. Si sentiva febbricitante in corporeo. Quando allungò il braccio sui pannelli e le sue dita tremanti e sporche lasciarono pennellate unte sullo schermo, mentre inviava il segnale di soccorso, quasi non se ne avvide. Come se tale azione avesse richiesto lo sfruttamento delle ultime tacche d'energia, il capitano Robin si accasciò sulla poltrona, chiudendo gli occhi. Si portò l'inalatore alle labbra, ma la mano gli ricadde prima che potesse usarlo, e l'oggetto rotolò via. Non gli importava. Si sentiva bene, tutto sommato. Almeno, questo era ciò che la voce andava ripetendo nella sua testa. Calma, rilassante, amichevole. Hai chiamato aiuto. Va tutto bene. Riposa. Dormi. Sogna. Sentiva un formicolio diffuso, come se diverse dita invisibili gli facessero il solletico. Ma anche questo non era spiacevole. E quando i primi germogli fecero timidamente capolino emergendo da sotto le sue unghie, dagli angoli degli occhi o dalla pelle, Robin non se ne accorse neppure. Il capitano della Zorascia ordinò al suo sottufficiale di analizzare l'SOS che la loro nave aveva appena intercettato. Meno di un istante dopo, una sequenza di dati in alfabeto coraniano comparve sulla poliedrica superficie degli schemi a cristalli fluttuanti. Il volto squamoso del capitano Rackham Shen li studiò con interesse. «Si tratta della Daphne», disse, più rivolta a se stesso che ad altri. «Scomparve più di 20 anni fa e se ne persero del tutto le tracce. All'epoca si pensò ad un attacco di pirati sarfoniani. Sottufficiale, invii un segnale di risposta». Il comando venne eseguito. «Nessuna risposta, capitano», disse il sottufficiale. «Improbabile che ci siano sopravvissuti». Rackham Shen annuì, pensieroso. «Modifica la rotta. Seguiremo il segnale. Che ci siano superstiti o meno, una nave come quella può valere molto al mercato dei satelliti di Kurim». L'elegante sagoma della Zorascia avvirò, mentre l'ordine del capitano veniva ripetuto dagli altoparlanti dell'interfono. Il coraniano sedette in poltrona, portandosi alle labbra la tazza piena di fumante valixia speziata. Non molte ore più tardi, la tondeggiante figura del pianeta si delineò oltre i pannelli della plancia, simile ad un nebuloso occhio verde. La Zorascia, con il suo equipaggio di oltre 30 membri, vi puntò contro a tutta velocità, mentre le sonde inviate entro l'atmosfera del pianeta immettevano i dati nel computer centrale. «Un pianeta vergine», constatò il capitano. «Nessuna colonizzazione».
probabilmente un susseguirsi di continenti coperti da boschi e foreste, pensò con un lieve disagio. Non trovava di suo gusto gli ambienti naturali. Sperò che non vi fossero insetti, specie gli aracnoidi. Solo a figurarsi quelle setolose zampe brulicanti, gli si incresparono le squame sulla schiena e sulle braccia. Aveva sempre avuto un'incontrollabile fobia per quelle bestiacce,